Allora, grazie. Allora, Shadi, noi riprendiamo, diciamo, un tema ovviamente importante e drammatico, che è quello lì della situazione che sta vivendo la Siria in questo periodo. Abbiamo fatto già qualche settimana fa una trasmissione su questo. Ci dai ovviamente degli aggiornamenti, se magari potresti premettere a questa cosa anche una tua piccola breve presentazione per i nostri tele web video ascoltatori che magari non ti conoscevano prima. A te la Sì. parola. Io intanto vi ringrazio ancora di questo vostro impegno nel sostenere questa causa siriana che è spesso dimenticata, soprattutto anche, devo dire, a Francesco Poiré, che sempre si è messo in prima linea insieme ai radicali di Milano, e al deputato Mecacci, che si è interessato ultimamente anche ai problemi dei siriani qua in Italia. Comunque, avremo tutto il tempo per discutere anche su queste cose. Io sono Shadi Hamadi, per chi non mi conoscesse, faccio lo scrittore qua in Italia, oltre che lo studente, sono nato qua e da 8 mesi sono in prima linea nel sostenere, nel tenere alta, insomma, la bandiera di questa rivoluzione siriana qua in Italia, perlomeno. Ok. Ci sei? Sì, ci sono. Ah, ok. No, no, allora a seguire raccontaci un pochino della storia, cioè della storia, l'aggiornamento sulla vicenda della rivolta, così si può chiamare in Siria, quello che sta accadendo e a che punto, se ci sono delle evoluzioni. Sì, noi sappiamo che la Lega Araba aveva fatto un piano di risoluzione del conflitto interno a quello siriano, dove si supponeva che il governo siriano aprisse un tavolo di trattative con l'opposizione siriana, questo al Cairo. Allora i siriani hanno detto di sì, però hanno usato, diciamo, il metodo della carota del bastone. Hanno detto sì, fermiamo le violenze, non hanno fermato le violenze, anzi hanno intensificato le violenze contro i manifestanti siriani. E quindi è proprio notizia di oggi che il piano è fallito, quello che la Lega Araba aveva esposto a Bashar al-Assad, insomma, al regime siriano. E quindi, a seguito di questo, a seguito del fallimento, del non aver raggiunto gli obiettivi minimi che erano imposti da questo piano, che era quello del dialogo e del cessare le violenze, è stato scelto dalla Lega Araba di espellere la Siria in questo momento, appunto dalla Lega. E la Siria, per tutta risposta, ha chiesto una riunione urgente in questo momento della Lega Araba, per tentare di, diciamo, di guadagnare un po' di terreno a questa politica isolazionista che sta usando la Siria. Sì, e quindi praticamente ovviamente questo è segnale di violenze che continuano a essere perpetrate dal regime senza nessuna diminuzione, senza attenuazione. Leggiamo, io ho letto appunto degli articoli in cui si parla appunto proprio di una ricerca di coloro i quali addirittura hanno disertato e quindi in qualche modo anche per quanto riguarda quindi i componenti delle forze armate e dell'esercito, ci sta una rottura all'interno tra virgolette lealisti e oppositori all'interno delle forze armate, oppure sono un fronte unico? Sì, c'è una rottura che si sta man mano ingrandendo da parte delle forze dell'esercito regolare siriano, e si calcola che i disertori siano all'incirca 25.000, guidati da un ufficiale che si chiama Riyad Assad, non al-Assad come il presidente, ma Assad, che li sta guidando, e lui è rifugiato in Turchia, ma questo esercito, che composto appunto dalle 25.000 a un minimo di 15.000, non ci sono stime precise, anche se c'è chi dice, ingrossando un attimo questa stima delle 15.000, arriva anche a dire 25.000 disertori, non è ancora ben organizzato, anche se a Homs ci sono le prime avvisaglie di uno scontro tra i disertori e tra l'esercito regolare. Ovviamente questi disertori sono fortemente spalleggiati da tutti i manifestanti che, nonostante tutto, ancora manifestano pacificamente, soprattutto a Homs, che in questo momento è bombardata,
Non ci sono comunicazioni. Ecco, dici, cioè, di quali sono le forze in campo di questa repressione durissima? L'esercito siriano è composto quasi da 500.000 uomini, 250.000 si stima siano regolari, ripeto, sono stime non del tutto confermate, e l'altra metà invece fanno parte di milizie e servizi di sicurezza. La Siria ha 14 servizi segreti, in più un corpo speciale che si chiama Syrian Special Force, sono uomini vestiti in nero, scelti e profondamente indottrinati, che fanno da spalla e da supporto all'esercito regolare siriano. Quindi se in prima fila c'è un esercito regolare siriano di carri armati e di fanteria, dietro di loro ci sono questi uomini vestiti in nero, che per qualsiasi titubanza di qualsiasi uomo dell'esercito regolare abbia nel sparare addosso ai manifestanti, loro sono dietro ovviamente e dicono: se tu non spari, noi ti spariamo a te. Quindi è questo il rischio anche nel disertare. Sì, immagino, è una situazione molto molto triste. Senti, qualche settimana fa, insomma, il mondo ha assistito alla fine, diciamo, tra virgolette, insomma, della parte iniziale, così se possiamo dire, della rivolta in Libia con la morte di Gheddafi. Che ripercussioni ci sono state? Ci sono state delle pronunce da parte del regime in Siria e in strada? Che cosa è successo? Io vi racconto un aneddoto. Quando è stato ucciso Gheddafi, io mi trovavo all'interno del Parlamento europeo a Bruxelles e c'era con me una delegazione di donne libiche, proprio da Tripoli erano arrivate, fanno parte del forum delle donne libiche, e noi stavamo mangiando, è arrivata la notizia prima della conquista di Sirte e poi dell'uccisione in diretta di Gheddafi. Credetemi, eravamo dentro la sala da pranzo del Parlamento europeo, una delle sale, si sono tutti quanti rivolti verso di me, perché ero l'unico siriano là presente, a dirmi: oggi abbiamo vinto noi, il nostro dittatore ha fatto questa fine, domani sarà il turno del vostro, di Bashar al-Assad. Quindi la morte di Gheddafi certamente ha dato più stimolo alla rivolta siriana, lo sta ancora facendo, e persone che prima non uscivano adesso escono perché vedono un barlume di speranza. Abbiamo abbattuto Gheddafi, riusciamo a battere Bashar al-Assad e tutta la sua famiglia, io credo. Ho capito, diciamo, questo senz'altro cerchiamo di essere, almeno a livello su internet, a livello informativo, parte anche di questa piccolissima quota, ovviamente parte di questo cammino verso la libertà. Volevo chiederti un'altra cosa, perché poi ovviamente lì lo scacchiere medio orientale è variegato, parecchio composto da vari attori in qualche modo. Le diciamo dichiarazioni recenti, per esempio, di Ahmadinejad, quindi dell'Iran, relativamente all'utilizzo delle sue diciamo alla pratica nucleare, in pratica, quindi la possibilità anche di armi nucleari, e precedentemente anche le dichiarazioni di Israele, che erano preoccupate e diciamo mettevano allerta che c'era anche l'opzione militare di appunto agire contro l'Iran, contro questo tipo di pratica appunto dell'Iran, dell'utilizzo della diciamo dell'energia atomica a fini militari. Ecco, questo scambio, questa interazione in Siria ha avuto qualche risposta, oppure c'è, cioè, qualche influenza in questa cosa, e per esempio il regime ha preso parte in qualche modo oppure no? E il regime iraniano, come ho detto già diverse volte, è strettamente collegato a quello siriano, è collegato da un'alleanza militare e finanziaria, dove in questo momento gli iraniani ovviamente sono in Siria, come già ho detto, da mesi, insieme ai Pasdaran o milizie, e finanziano con milioni di dollari il governo siriano, che sta subendo una crisi economica. Un esempio è una notizia non confermata di oggi da alcune fonti sul campo, che riferiscono di auto di lusso cariche di svariate valigie contenenti soldi, milioni di dollari, e parenti di alcuni alti ufficiali del partito Baath, che sarebbero all'aeroporto di Damasco e a quello di Aleppo, e stanno caricando queste valigie su questi aerei verso chissà quale paese arabo. Questo per una paura della caduta del regime improvvisa, perché è stato isolato ovviamente dalla Lega Araba, ma ripeto, sono notizie non confermate in questo momento. Quindi, prima di arrivare all'Iran, per colpire l'Iran
esattamente, e impedire che costruisca un'arma nucleare, bisogna per forza avere, liberare la Siria, renderlo uno stato democratico. Ma la libertà della Siria non passa tramite un intervento armato, ma passa dagli stessi siriani. Cosa vuol dire questo passare proprio dagli stessi siriani? Bisogna lasciarli da soli, come ho ripetuto tante volte, da soli, ovviamente dandogli supporto diplomatico, tentando di fare una no-fly zone, che quindi aiuterebbe di più gli eventuali reparti d'esercito che vogliono fare le defezioni a uscire dall'esercito, no? Perché la paura è sempre l'aviazione siriana, che comunque è forte e può abbattere i vari battaglioni. Quando avremo liberato la Siria si potrà intervenire verso l'Iran pacificamente, perché c'è lì un movimento che sta aspettando, quello dell'Onda Verde, che la Siria sia libera per risvegliare quel vulcano che per il momento ha assopito. Mm? Certo, no, chiaro, molto chiaro. Senti, un'altra domanda che ti volevo fare, ovviamente il regime oggi come oggi abbiamo visto che i regimi che nella parte del Nord Africa sono stati anche in qualche modo buttati giù, se così possiamo dire, con il contributo di internet e delle tecnologie appunto dei media di questo tipo, i social network e così via. Quindi è sempre praticamente attenzione di questi regimi anche il controllo su questi sistemi informatici e informativi. E c'è una notizia che ho letto relativamente appunto all'internet, pare che ci sia un'azienda italiana che abbia collaborato, insomma, che abbia in qualche modo stipulato appunto con gli ambienti del regime siriano un contratto per fornire delle strutture per intercettazioni e per quindi in qualche modo difendersi appunto da questa rivolta in corso. Sai niente di questa notizia tu, di questo fatto? Sì, noi siamo andati a protestare di fronte a questa fabbrica, azienda, scusate, che si chiama Aria SPA, sta a Varese. Siamo andati venerdì, questo venerdì, eravamo una cinquantina di siriani, ci siamo messi fuori a protestare da questa azienda. Poi io insieme a altre due persone siamo entrati, abbiamo incontrato il presidente di questa azienda. Allora è andata così. Loro hanno vinto un appalto nel 2008 con il governo siriano. Bisogna sottolineare che il governo siriano aveva buoni rapporti, sino ovviamente all'inizio di questa rivolta, con il governo italiano, tant'è che nel 2008 c'è stata anche una visita di Napolitano e Bashar al-Assad stesso è decorato con una decorazione della Repubblica Italiana per mettere proprio i puntini sulle i. Allora noi abbiamo parlato con il presidente, che si chiama Formenti, e lui ci ha spiegato che questo impianto software e hardware che doveva essere installato è bloccato da 2 mesi, da 2 mesi, perché i tecnici non sono più a Damasco, i tecnici italiani sono tornati in Italia e quindi l'impianto è fermo e non può essere portato avanti dagli ingegneri siriani per una capacità semplicemente tecnica. Lui ci ha assicurato che ci avrebbe dato l'opportunità di fare un secondo incontro con lui verso una settimana, 10 giorni, quando avrebbe avuto il responso esatto dagli avvocati per risolvere questo contratto che ha con la compagnia telefonica siriana, non col governo siriano. Comunque era propenso ovviamente a disdire questo contratto, perché questo contratto in pratica, in soldoni, è per la costituzione di un impianto non che spia le telecomunicazioni, soltanto quelle chiamate messaggistiche, ma proprio quella di internet con le mail. Quindi proprio quello che manca al regime siriano per avere una rete su tutta quanta la società. Ok, ma che tu sappia, ci sta la possibilità di in qualche modo clandestinamente di poter far uscire immagini, di poter far conoscere questa vicenda con qualche sistema, con qualche stratagemma? E quale faccenda, scusami? Cioè questa vicenda siriana, appunto, nonostante questi controlli. Sì, ma è da mesi, dall'inizio che c'è la rivolta, che vengono caricati video su YouTube, video filmati dai cellulari, però io devo dire che c'è giornalisti italiani, senza star qua a polemizzare su chi siano, o anche giornalisti, insomma, televisivi o meno, che dicono che queste immagini video, queste migliaia di video che sono caricate su YouTube sono inattendibili. Inattendibili perché
se non sono lì a poter vedere con i propri occhi quello che accade in Siria, allora noi non dovremmo credere a queste migliaia di video che escono dalla Siria, anche giornalmente. Allora quello che dico, o in Siria c'è una grossa Hollywood che fabbrica questi video dove ci si vedono militari che ammazzano i manifestanti, o se no c'è proprio un valore di testimonianza che è passato in secondo piano. Sì, è veramente una cosa abbastanza drammatica questa qui. Però generalmente, voglio dire, c'è la possibilità, soprattutto oggi con telefonini, i telefonini che possono connettersi anche a internet, di poter far uscire un pochino. È successo così un po' con tutte queste rivolte, con tutte queste rivolte arabe, che sono poi proprio contrariamente a ciò che viene poi, che è frutto di montaggio in studio, che sono proprio, diciamo, le testimonianze che dovrebbero essere più scevre da manipolazioni, quindi più attendibili da un punto di vista giornalistico, non credi? Guardate, c'è da riflettere su una cosa. Nel 1982 c'è stato il famoso massacro della città di Hama, dove sono morte 20.000 persone. Noi a tutt'oggi non abbiamo immagini, video, ad esempio, di questo massacro, perché la Siria era stata chiusa nell'82 ai giornalisti ancora, quando ci sono stati questi massacri, sia nella città di Aleppo, poi quello più scandaloso, dove l'aviazione siriana insieme all'artiglieria ha bombardato un'altra città. E quindi oggi invece abbiamo la possibilità di avere un flusso di testimonianze ininterrotto dalla Siria, a cui prendiamo peso semplicemente per una idea che è quella di alcuni giornalisti, che se loro non sono lì, allora le testimonianze che ci arrivano non sono affatto fondate. Invece non è così, non è assolutamente così. Ma io intanto chiedo se Stefano Russo è collegato, se ci sente. Mi sentite? Ah, sì. Ci sei, Stefano, d'accordo. Ciao, allora, Shadi. Senti, faccio un'ultima domanda a Shadi e poi, diciamo, ti parlo a te. Tanto per chiosare su quest'ultima, appunto, cosa dei giornalisti italiani, che tu sappia, queste obiezioni che ti hanno fatto relativamente all'attendibilità di queste testimonianze individuano persone che sono orientabili politicamente in un verso o nell'altro, oppure è una cosa un po' trasversale? No, è una cosa un po' trasversale, e questo mi stupisce. Come mi ha stupito, e qua lo dico senza nessun problemi, ambienti della sinistra a manifestare pro Gheddafi o pro Bashar, parlando di un complotto imperialista. Questo è accaduto anche a Milano una settimana prima in cui venisse ammazzato Gheddafi. E questo è un grosso, secondo me, problema. È un problema di uno sguardo sulla storia, sulla politica internazionale del tutto sbagliato. Perché le aspirazioni di libertà e di democrazia di un popolo non possono essere negate con idee di qualche complotto sempre. Ho capito. Ti ringrazio di questa tua risposta molto, molto chiara e concisa. Intanto va bene, do la parola a Stefano, che vuole farti anche lui delle domande. Certo. A te, Stefano. Ciao, Shadi. Allora, prima di tutto volevo scusarmi con te, perché ti avevamo promesso ancora 2 mesi fa supporto e purtroppo sei qui solo oggi. Al di là di questo, ci chiedevamo oggi con Gianni una cosa. Sì. La società siriana come è organizzata? Che differenza c'è tra la società siriana, per dire, e quella italiana, ad esempio? La società siriana è una società che è un puzzle unico, come ho ripetuto altre volte. In cui, perché è puzzle unico, soprattutto nel Medio Oriente? Perché c'è una convivenza tra cristiani e altre etnie religiose che veramente è un faro, secondo me, proprio di convivenza anche per l'Europa. Perché vedere chiese di fianco a moschee non è un qualcosa di scontato che possiamo immaginare qua in Italia. Ma la società siriana è una società che ha dato molto nell'ambito culturale, soprattutto al mondo arabo. Un esempio può essere Adonis, famoso poeta siriano esiliato che adesso vive a Parigi, che ha scritto svariati libri come Oceano Nero, Nizar Kabbani, altro poeta sempre uscito fuori dalla Siria in gioventù, poeta dell'amore. È una società variegata, è una società profondamente indottrinata
e che non conosce in questo momento, e bisogna dirlo, che cosa sia fare politica. Perché noi usciamo da 40 anni di dittatura e in cui hanno creato, diciamo, una non antipolitica, ma un modo di fare politica sbagliato, che va tutto sulle conoscenze, sulle raccomandazioni, sulla persona che è più vicina al centro del potere. E quindi è per questo che l'opposizione siriana ha trovato difficoltà e lo trova tuttora ad avere una linea comune e unica, che è semplicemente sintetizzabile nel volere la caduta del regime. Quindi quando tutto quanto finirà, quando noi avremo uno Stato libero, bisognerà educare poi i siriani a che cos'è la democrazia, ma come tutti gli arabi, io credo, che hanno vissuto sino a qualche tempo fa sotto le varie dittature, perché è proprio un modo di pensare. Va bene? Sì, no, perché l'errore che credo si faccia spesso vedendo le cose da qui è quello di immaginare le società altre dalla nostra uguali alla nostra, no? E invece penso che questo probabilmente determini delle grosse differenze nel sentire comune. E, Stefano, ti posso fare un esempio per far capire ancora meglio, magari a quelli che ci stanno ascoltando. Quando io ho letto la notizia che è stata bruciata, non mi ricordo esattamente dove, quella casa editrice, perché aveva fatto delle vignette satiriche, tutti quanti credo che lo sappiate, vero? Sì, sì. Contro Maometto, mi pare, l'Islam. Ma poco tempo fa, non so. No, mi riferivo alle vignette, quelle che poi furono fatte vedere da, non mi ricordo chi, da Calderoli, non mi ricordo, qualcuno con sulla maglietta. No, questa è una cosa vecchia, questa cosa recente non la so, se ce lo puoi dire. No, questa cosa recente, il fatto è che non mi ricordo esattamente dove stava e in quale paese, perché ho letto recentemente un articolo, in più anche scritto da una mia amica, che scrive su Saturno, in cui rifletteva che l'ironia nel mondo arabo tuttora, ad esempio, è usata contro i regimi. Un esempio è i ragazzi siriani che usano le melanzane come fossero bombe a mano, cioè gettano le melanzane contro gli uomini dell'esercito per spaventarli, non cantano in una maniera satirica rischiando la vita. Allora, Ali Farzad, se no, quel vignettista siriano che faceva le vignette, gli sono state spezzate le mani perché faceva le vignette. Allora capiamo che un determinato di ironia è accettato, però quando si va a toccare dei dogmi religiosi, anche innocentemente, ma non poi così volutamente come si pensa, diventa un problema. Allora qua c'è un problema che secondo me è storico nel senso che è la società araba a dimenticarsi da dove arriva. Cioè, un esempio per far capire la società araba, che a volte in alcuni paesi profondamente islamici come l'Arabia Saudita, dove viene vietato alla donna di guidare l'automobile, si scordano che è stato fatto nel 1400 un Kama Sutra musulmano che si chiama Il Giardino dei Profumi da Sheikh Nafisi, si scordano della poesia erotica di Abu Nawas, o si scordano ad esempio del grande filosofo Al-Mahri che criticava al tempo stesso di Maometto l'Islam dicendo: il paradiso dei musulmani è il paradiso degli infedeli. Allora abbiamo dimenticato una sorta di tolleranza alla critica, in questo senso. Quindi la società araba è una società che non pratica ultimamente, devo dire, in alcune società, il ricordo o almeno lo studio della storia. Capite? Perché è diventata quasi annichilita sotto 40 anni e anche di più, prima dei colonizzatori e poi dopo dei dittatori. Quindi c'è da ricostruire non solo la società, ma gli stessi uomini e donne del mondo arabo. Stefano, se vuoi continuare, vai. No, non sento più Shadi. Tu lo senti, Shadi? Io sì, ti sento. Sì, adesso ti sento. Ecco, e in questa società com'è disposto il dissidio? Trasversalmente, per gruppi? Sì, esistono dei comitati e dei coordinamenti di base in ogni città, anche villaggio,
che sono coordinati e che si coordinano tra di loro in Siria. Poi esistono i gruppi degli oppositori all'interno del paese e quelli all'estero. All'estero noi abbiamo il Consiglio Nazionale Siriano presieduto da questo Burhan Ghalioun, che è venuto recentemente anche a Roma, e poi abbiamo anche un altro gruppo, almeno i maggiori due, che è quello del Coordinamento Nazionale per il Cambiamento Democratico, da cui fanno parte Aysan Manna e altre personalità. E comunque sono questi due i gruppi maggiori, e quello che sembra in questo momento avere di più la piazza, avere di più il sostegno popolare, è il primo, il Consiglio Nazionale Siriano, quello presieduto appunto da questo Ghalioun. Sono dissidenze all'estero, esistono oppositori all'interno del paese che ovviamente possono parlare sino un tot, perché sennò poi vanno a rischiare la vita. Quindi quella interna di sicuro è un'opposizione composta anche da alawiti, cristiani, da tutte le componenti della società religiosa, etnica, siriana, anche se devo dire che ci sono state, soprattutto dai cristiani e da alcuni loro preti, monsignori all'estero e alla Siria e dentro la Siria, alcune dichiarazioni pro regime, cioè in cui esprimevano la loro solidarietà al regime. Questo perché? Perché c'è una paura di una diaspora dei cristiani anche in Siria, perché abbiamo visto in Iraq come la comunità è diminuita, o i problemi dei copti in Egitto. Quindi c'è una paura che un dopo Bashar, dopo un regime sostanzialmente laico, possa subentrare una forma di governo più islamica e quindi che non lasci più spazio alle altre religioni. Questo non è vero, perché la rivoluzione è una rivoluzione per tutti i siriani. Io sono laico, mamma cristiana, papà musulmano, io sono per la libertà di tutti quanti, sia per quelli che mangiano, diciamolo ironicamente, il prosciutto, sia per quelli che non mangiano prosciutto. Molto chiaro. Senti, se permetti Stefano, volevo dire alcune cose. A parte che poi il discorso che diciamo viene spontaneo, quello che tu dici, no? Io sono, mia madre è cristiana e il mio padre è musulmano, io sono per la libertà di tutti, che è una bella cosa, ma non è detto che poi la religione o appartenere a una fede voglia dire essere, diciamo, negare la libertà ad altre fedi. Ci sta, lo sappiamo come radicali, anche una religiosità che è laica, che sì, insomma, prevede una possibilità di convivere insieme ad altre religioni tranquillamente. E io volevo porre l'accento appunto su questo aspetto molto interno che riguarda un po' la stratificazione sociale della Siria. Io ho potuto notare in questi mesi di rivolte arabe, in qualche modo, un pochino interessandomi anche per tipo radicale, ma non solo, che praticamente il Nord Africa, tutti questi popoli che corrispondono a etnie diverse, si sono comportati in modalità diverse anche in queste rivolte. Senz'altro io penso che uno dei punti migliori che queste rivolte arabe, insomma, abbiano raggiunto per il momento sono state le elezioni che ci sono state in Tunisia, se non sbaglio, domenica scorsa, che sono state un altro punto di democrazia, se non altro, vabbè, io magari forse c'è un po' un pallino, però è il fatto che siano state chiamate al voto con elettorato attivo e passivo le donne, è un traguardo, secondo me, verso la democrazia, verso una ragionevole democrazia, che ovviamente sarà un cammino lento e faticoso, ma comunque è un ottimo punto di, diciamo, di partenza. Ecco, ti volevo chiedere, in Siria, queste forze, diciamo, organizzate che speriamo quanto prima riescano a spodestare questo regime, spero in modo meno violento di come è successo in Libia, e senza esecuzioni capitali o meno. E pensi che riusciranno a tenersi abbastanza autonome, non dalla religione, perché sarebbe un'utopia di punto in bianco pensare che l'Islam non faccia parte un po' dell'organizzazione del futuro regime, ma almeno per un inserimento di piccoli passi verso la democrazia, per esempio la parità uomo-donna. Che impressioni hai su questo, Shadi? Io devo dirvi che parliamo delle elezioni che ad esempio ci sono state in Tunisia, no? Noi abbiamo visto che le percentuali di voto da parte di consensi della Nahda, il partito di Ghannouchi, sono state di più all'estero.
abbiamo visto i dati, hanno sforato anche il 50% nei paesi europei, mentre hanno preso di meno in Tunisia. Questo perché? Perché c'è il conflitto di civiltà in atto, e il conflitto di civiltà va a intaccare l'identità, in questo caso, degli musulmani, perché si sentono, quando qualcuno viene a casa tua a prenderti il petrolio, viene a vincolare i tuoi governi, allora lo scontro di civiltà si accentua, e in più i partiti islamici sono sempre stati visti come gli oppositori di tutti i regimi, perché sono stati sempre gli schieramenti più pericolosi, in Egitto, in Tunisia, in Siria soprattutto. Allora ci sarà una fase storica dove, come abbiamo visto in Tunisia, in tutti i paesi arabi, non mi stupirebbe né in Egitto né in Siria, che i fratelli musulmani o partiti islamici andranno a vincere le elezioni. Ma questa loro vincita sarà in paesi che hanno guadagnato la libertà e la possibilità di fare votazioni normali, di avere una democrazia, dopo aver abbattuto una dittatura. Quindi io non credo che questi partiti che arriveranno nei vari paesi andranno a vincolare la società, proprio perché la società si è liberata già da una dittatura. Quindi non credo che questi partiti andranno a mettere su un'altra dittatura, no, ci sarà il loro turno di avere la legislatura, il loro turno di governare, e dopo che avranno finito, se gli elettori tunisini, egiziani, siriani diranno bene, a noi gli islamici piacciono, hanno governato bene, li lasceranno. Non avranno governato bene, potranno salire sui comunisti. Quindi la miglior cosa è lasciare la libertà di governare agli stessi paesi. Non credo che andranno a vincolare molto il ruolo della donna, perché abbiamo fatto passi da gigante, non sarebbe saggio da parte loro andare a intaccare questi cardini principali. Ho capito. Stefano, scusa, Shari, c'è una domanda c'è una domanda dalla chat, chiede Giovanni Cateo se ci sono novità sul vignettista siriano cui hanno spezzato le mani. Sul vignettista siriano cui hanno spezzato le mani, noi siamo in contatto, sta bene, Ali Farzat, non so esattamente dove si trovi, perché io personalmente non ho i contatti con lui, ma conosco le persone che lo conoscono, e sta bene. So che è stato insignito di un premio dall'Unione Europea, ha un bel sito, e speriamo anche che faccia qualche lavoro con Vauro, in un giornale che mi sembra che si chiama Il Male, un giornale ironico. Sì. Appena saprò di più vi farò di sicuro sapere. Ok, grazie. Stefano, hai altre domande tu per continuare? No, ecco, volevo chiedere a Shadi, sempre a proposito di questa opposizione che si sta ribellando al regime, è qualcosa che può assomigliare al 48 europeo, cioè è fatto da intelligenza, c'è è gente acculturata, oppure è trasversale anche in questo senso? L'opposizione, i grandi oppositori, quelli che hanno formato il Consiglio Nazionale piuttosto che il Coordinamento per il Cambiamento Democratico, sono tutti quanti intellettuali, quindi hanno di sicuro una cultura, un know-how in fatto di, io credo, di quello che vogliono. Il problema proprio sta nel fatto di fare politica, cioè di capire che in questo momento bisogna stare tutti quanti uniti su un unico obiettivo, che è quello principale di abbattere il regime. Però devo dire che ci sono alcune divisioni sui fattori ideologici, cioè ad esempio alcuni comunisti non collaborano, questo è un esempio, comunisti non vogliono collaborare magari con gli islamisti proprio per un preconcetto, invece bisogna collaborare tutti, e quelli che guadagnano, diciamo, una posizione dentro questi coordinamenti, cioè chi fa il presidente, chi fa invece il delegato, non deve fare il presidente o il delegato per raccomandazione, come accade tuttora in Siria e nei paesi arabi, ma deve farlo per merito, deve farlo perché ha guadagnato la piazza, ad esempio. Capite quello che intendo? Sì. In questo senso qua dobbiamo fare il passo, cioè capire che non bisogna governare piuttosto che aspirare al potere, e quindi ad avvicinarci al centro del potere,
ma bisogna capire che noi stiamo svolgendo un compito importante dove ci sono migliaia di persone che muoiono in Siria, a cui non frega niente del potere, che perdono madre e figli, senza nessun scopo che non sia quello stesso della loro libertà. Quindi non bisogna proprio lasciarci perdere o mangiarci la testa a vicenda per uno stupido gioco di potere. Perché domani, quando questo finirà, quando tutto quanto finirà, la Siria sarà libera, io tornerò a fare lo studente, i vari oppositori torneranno ai loro lavori e pochi, semmai siriani in Siria, faranno i governi, diventeranno ministri, ma noi all'estero abbiamo solo lo scopo di supportare. E chiede Dina, la decisione della Lega Araba ha migliorato per loro o peggiorato? Ha migliorato chi, scusate? Io leggo la domanda. Ha migliorato le cose in generale. Ha isolato di più la Siria questa scelta qua della Lega Araba. Io spero che facciano un embargo, che blocchino i soldi. Capisco che sarà pesante per il popolo siriano questa situazione, ma è l'unica possibilità. Io auspico, perché ci sia veramente una svolta, che venga fatta la no-fly zone. Perché quando verrà fatta la no-fly zone, e lo dice il capo dell'esercito libero siriano, si chiama così, se viene fatta la no-fly zone e noi troviamo uno spazio all'interno della Siria, cioè una zona, un'area, dove poter radunare le divisioni dell'esercito e non avremo più il problema dell'aviazione, siamo tutti quanti certi che le defezioni dall'esercito siriano saranno l'80%. E quindi il governo stesso si isolerà e i grandi ufficiali all'interno del regime spaccheranno e faranno un colpo di stato militare. Se danno la no-fly zone veramente potremo vincere, se no dovremo continuare i manifestanti a manifestare pacificamente, la Lega Araba e tutti gli altri paesi a isolare la Siria diplomaticamente, si protrarrà a lungo, sarà come un assedio. Chiede Giovanni Tateo, oltre a comunisti e islamisti ci sono anche posizioni liberali in Siria nel senso europeo del termine? Abbiamo di tutto in Siria, dai socialisti ai nazionalisti ai comunisti, c'è una grande tradizione. I partiti comunque che hanno più peso in Siria di sicuro sono i Fratelli Musulmani, il Partito Comunista stesso e i Democratici. Altri partiti sono più piccoli e adesso di partiti diciamo che non è che se ne parla tanto, si parla più di blocchi di oppositori all'estero che formano questi coordinamenti qua. Io credo per i partiti, quando una volta avremo le elezioni, usciranno più partiti di quelli che ci sono qua in Italia. Volevo chiedere una cosa, Shadi, hai parlato appunto dei militari. Mi pare di capire che insomma i soldi militari abbiano un ruolo non soltanto per la repressione da parte del regime, ma quello che volevo chiederti è se ci sta la prospettiva che costoro abbiano anche gli ambienti militari avranno anche un ruolo per quanto riguarda la riorganizzazione politica, cioè nel senso che un po' come diciamo in Egitto, e questo volevo sapere. Probabilmente se avverranno tutte queste cose che io ho detto come una spaccatura interna nell'esercito, avranno il compito di fare i famosi militari guardiani di conoscenze politiche, nel senso a tutelare l'integrità dello Stato e a favorire libere elezioni, quindi a non far sì che torni una dittatura sopra a comandare. Questo può essere il loro ruolo, ma che i militari si trasformino loro stessi, trasformino la Siria in una dittatura militare, questo non credo sia possibile, ma lo ripeto come garanti, lasceranno la libertà secondo me. Stefano, se tu hai altre domande puoi andare. No, fai tu, Gianni. Se ci sono dalla chat, siamo qua. Sì, ma l'ultima era appunto, da Giovanni viene la domanda, i giovani siriani sentono bisogno di libertà come quelli palestinesi? Sentono libertà come quelli palestinesi, come qualsiasi uomo che si è ridotto a vivere in una cella, io credo. Sentiamo libertà da un governo che, io credo, Yasser Arafat non abbia bombardato Ramallah per ammazzare i palestinesi, come invece ha fatto Hafez al-Assad quando ha bombardato un'intera città ammazzando
i suoi cittadini. Quindi è questa la libertà, forse sentiamo anche più libertà. Non abbiamo il problema di negazione dello Stato come ce l'hanno i palestinesi da parte degli israeliani, ma abbiamo la negazione dell'individuo e della libertà dell'individuo, che forse è ancora peggio. Beh, certo che insomma, relativamente ai diritti, rispetto ai diritti umani, è senz'altro peggio. Senti Shadi, volevo chiederti adesso, insomma, ci sono vari attori, come sappiamo, lì nello scacchiere medio orientale che agiscono. Ho letto che gli Stati Uniti hanno richiamato il loro console, se non sbaglio, ambasciatore, soltanto diciamo alla fine di ottobre, se non sbaglio. Ecco, l'atteggiamento degli Stati Uniti su questa vicenda com'è e se è in evoluzione? Oggi ci sono stati gli attacchi a diverse ambasciate e consolati in Siria, a quello turco, a quello francese e quello dell'Arabia Saudita, dove ci sono state folle di siriani armati di bastoni e coltelli che hanno attaccato questi consolati che ho appena citato. Gli Stati Uniti, anche loro, hanno avuto un ruolo molto importante. Robert Ford è andato a Hama, quando nella città di Hama c'erano quasi 500.000 di persone in piazza, a vedere com'era la situazione, cosa stava facendo l'esercito siriano, senza darne comunicazione al governo siriano. Quindi hanno avuto uno sguardo supervisore. Io credo che il loro ruolo, quello futuro degli Stati Uniti, sia quello di fare come fanno sempre, quello di ficcare un po' il naso dentro e tentare di creare governi vicino filo americani, cose così, ma credo che non ci riusciranno, proprio per un sentimento siriano, per il fatto stesso che la Siria non è un paese del Nord Africa, ma è totalmente differente sia il contesto politico siriano sia questa rivoluzione qua che stiamo facendo. Senti, ovviamente un altro attore importante è Israele nella zona. Io ritengo che la politica estera di Israele, per quanto riguarda per esempio la rivolta in Egitto, almeno il primo approccio fu un po' miope, perché loro in qualche modo puntavano sul mantenimento di Mubarak per diciamo avere la conferma la continuità con il regime, o meglio con la storia dei rapporti che erano stati sottoscritti con degli accordi. E quindi secondo me fecero male, perché puntarono all'amicizia di una sola persona anziché a quella di 80 milioni di persone che peraltro avevano come vicini. Ecco, per quanto riguarda invece la vicenda siriana, è l'approccio di Israele simile oppure è diverso? No, è simile l'approccio di Israele, perché preferisce avere un Bashar al-Assad, un dittatore sicuro, che garantisce che da decenni sul confine tra Siria e Israele non accada nulla, piuttosto che avere l'incognita che un domani la Siria possa essere un paese governato da un partito islamico, quindi se islamico fortemente anti-israeliano, proprio per il fatto che vengono schiacciati, messi sotto i piedi i diritti dei palestinesi. Quindi preferisce avere un dittatore che nega le libertà, ammazza il proprio popolo, piuttosto che avere uno Stato libero di fianco. Quindi sì, è un atteggiamento miope. Oh, Stefano, tu hai altre domande? Qualche cosa? No, ecco, mi incuriosiva una cosa. E perché secondo te, Shadi, questo silenzio della stampa europea? Guardate, questo silenzio è per un fatto, secondo me, è perché proprio la Siria storicamente è sempre rimasta lì, nessuno si è mai interessato. Il turismo in Siria, ad esempio, quello italiano, parliamoci chiaro, è aumentato forse da 10 anni a questa parte. Io nel 2009 ero a Damasco, era piena Damasco di italiani, ma mi ricordo benissimo che nel 2001 non c'era mezzo italiano a Damasco. Quindi un paese dimenticato, un paese non raccontato nei libri, cui l'interesse non è mai stato diciamo pieno, o comunque un interesse come quello che c'è stato ad esempio verso la Tunisia o l'Egitto, proprio perché la Tunisia è un paese di sicuro francofono, vicino comunque anche culturalmente in certi sensi con la cultura europea. L'Egitto, beh, Sharm el Sheikh, chi è che non ci è andato, chi non ha fatto le vacanze in Egitto? Ma in Siria no, come in Yemen, due paesi dimenticati proprio per questo fatto qua.
la Siria poi prima del 2001 con Hafez al-Assad era un paese fortemente chiuso anche alle imprese estere. Quindi è per questo fatto che c'è uno scarso interesse, e chi si interessa adesso della Siria pretende di essere un, chiamiamolo sirianista, conoscere la Siria, ma conosce la Siria da quanto tempo? Da 2-4 mesi? Esistono siriani qua da ben 3 generazioni. L'altro giorno eravamo a Varese, c'era un siriano di 93 anni, che è qua in Italia dal 1945. Chi meglio di quest'uomo può conoscere la Siria? Quindi il fatto è, secondo me, in questo momento quello dei giornalisti europei non devono più parlare dei paesi arabi, ma devono parlare con gli arabi. Devono chiedere e sarà data di sicuro una risposta. Sì. Molto chiaro. Stefano, altre domande tu? No, grazie. Se dalla chat ci sono domande, siamo qua. Sì, sì, senz'altro. Io appena ci sono te le pongo subito. Volevo chiederti un'altra cosa. Uno dei tanti timori ovviamente che si sono affacciati da parte di un Occidente sicuramente poco attento, poco informato e poco conoscitore, e quindi spesso con diciamo dei gruppi di intelligenze che tranciano giudizi magari un po' affettatamente, è quello, una di queste preoccupazioni di costoro è quella che è appunto il popolo, il partito dei fratelli musulmani poi possa diciamo prendere la mano e instaurare regimi islamisti integralisti. Questi fratelli musulmani in passato ovviamente hanno avuto una storia senz'altro poco democratica e poco rispettosa dei diritti umani. Ti chiedevo, siccome c'è in corso un'evoluzione, diciamo una sorta di attenuazione di certi toni integralisti da parte di costoro in Siria, questo partito che ci ha detto che comunque ha una importanza notevole, che tipo di partito è? Guardate, qui bisogna vedere veramente se sono attenuazioni o se è forse una loro modernizzazione, o aver capito che forse le loro idee nella società non funzionano, o ancora non hanno avuto il terreno giusto per mostrare quello che realmente sono. Quindi ci sono queste incognite. I fratelli musulmani come i partiti islamici, io personalmente ho una mia idea. Una mia idea che è quella che un partito islamico, un partito musulmano, ma proprio per la mia visione laica, non possa effettivamente governare un paese. I motivi sono variegati, non sto qua in questo momento a dirvelo. L'importante è che in questo momento, lo ripeto, ci sia un dialogo con loro come c'è in questo momento. Non si può negare che loro partecipino alla vita politica, perché non saremmo democratici, nemmeno noi laici, nemmeno noi comunisti, non saremmo nemmeno realisti, perché nel futuro della Siria io vedo chiarissimo la vincita dei fratelli musulmani alle elezioni siriane come quelle egiziane. Quindi non bisogna vietare la loro partecipazione per non dare modo che qualcuno usi la violenza. Comunque questi partiti sostanzialmente sono come sono stati creati, quindi islamisti cosa vuol dire? Legati al Corano, al Corano, cioè Hassan al-Banna, a farla breve. Non legati al Corano, per carità, noi abbiamo avuto 50 anni di Democrazia Cristiana, che loro erano legati in qualche modo, dicevano di essere legati anche loro al Vangelo. No, nel senso di integralismo, nel senso di intolleranza. E questo purtroppo non ti so rispondere, non posso avere previsioni su come si comporteranno. Io so solo che storicamente loro hanno detto questo è il nostro programma. Hassan al-Banna nel 1928, quando fondò i Fratelli Musulmani, la loro idea era quella di mettere la Sharia in Egitto, di usare il Corano al posto della Costituzione e di un, diciamo, c'era scritto proprio così, far subentrare in tutte le istituzioni una forte componente islamica. E questo ovviamente cosa prevede? Vuol dire vincolare proprio le istituzioni a delle autorità religiose. Allora, è un discorso veramente complicato e in questo momento anche a me viene difficile dirlo, è semplice, perché io ovviamente facendo parte di un movimento siriano
che è quello per liberare la Siria, con i Fratelli Musulmani ci dialogo giornalmente, siamo tutti quanti amici, quindi l'unico obiettivo, lo ripeto, è quello di liberare la Siria, poi come si comporteranno nel futuro ce lo faranno vedere. Gli lasciamo la libertà, non credo che andranno a vincolare la posizione della donna, se lo faranno non potranno usare la forza perché le società saranno libere e democratiche, e quindi sarà l'intelligenza proprio dei vari popoli a dire a chi andrà a governare tramite votazioni, questo lo vogliamo o questo non lo vogliamo. Shadi, ti faccio una domanda che viene dalla chat, è molto interessante. Paolo Musumeci ci chiede, ti chiede anzi, la vedi possibile una federazione Siria, Libano, Giordania e poi magari anche Israele? Quali condizioni potrebbero portare a tale sfida dell'impossibile? Guarda, noi abbiamo provato l'esperienza di Jamal Abdel Nasser dal 58 al 61, dove si sono riuniti nella Repubblica Panaraba, Siria e Egitto. Non ha funzionato perché il nazionalismo dei vari due stati ha portato allo smembramento di questa unione. Non vedo possibile che ci sia mai nel futuro un'unione tra questi vari paesi. Sarebbe più stato logico ritornare a un'unione tra Libano e Siria, perché Libano, diciamocela tutta, all'inizio del Novecento faceva parte insieme alla Giordania e altre parti del Medio Oriente del territorio della grande Siria. Ci sono più riavvicinamento tra i due paesi, ma il Libano vuole tenere la sua indipendenza. La Siria, almeno Hafez al-Assad quando era al potere diceva che il Libano era una provincia siriana, non c'è mai stata un'unione, non ci sarà mai perché i libanesi hanno una loro identità. Non credo che questo sia avverabile. Io, mio padre, era uno del partito nazionalista arabo, quello di Jamal Abdel Nasser, un ideologo di questo partito, nonché un membro e rappresentante in Siria. Questo sogno non si è avverato, non credo che possa tornare più. Allora, io, Stefano, tu ci sei ancora? Sì. Ecco, hai qualche domanda in chiusura, che stiamo in chiusura? Troppe ne avrai. Beh, abbiamo, guarda, qualche un minuto. Se no, posso... Vai. No, c'era Marco che chiedeva ancora se, perché probabilmente il nome era... stato presente prima sulla questione del controllo internet. Mi pare sia stato risposto per la questione dell'azienda italiana. Sì. Allora, facciamo così, se interessa c'è una pagina Facebook con il mio nome e cognome, Shadi Hamadi, e quella profilo fan dove trovate tutti quanti gli interventi in televisione e anche l'ultimo al TG3 dove spiegavo quello che ha fatto questa azienda, che è caricato su YouTube, tra parentesi, e potete prendere e andare a vedere per quelli che non hanno seguito la diretta di TV Radicale. Certo. Si trovano anche i tuoi video famosi che avresti dovuto postare qui, poi... Di video su quel profilo lì, quello per fan, si trovano gli interventi all'infedele piuttosto che a terra... o al TG3, a Sky, questi vari interventi qua in televisione. Gli altri video, quando vorrete, io vi manderò una email con i vari link su YouTube di quei video sulla repressione siriana. Perfetto. D'accordo, Shadi. Ti ringraziamo per questa tua testimonianza, che è stata molto interessante, e speriamo ovviamente che il futuro della Siria sia libero e democratico quanto prima, soprattutto perché c'è gente che sta morendo quotidianamente, e sono sicuramente più di quanti noi possiamo sapere. Gianni, per chiusura volevo chiudere con questa cosa, che se qualche siriano mai andrà a vedere questo intervento qua, questa chiacchierata che abbiamo fatto, l'importante per la Siria è essere un paese libero, aperto ai Fratelli Musulmani, agli islamisti, agli alawiti, a tutte le varie ideologie, nel rispetto della democrazia e della libertà. Ognuno di noi ha un'idea differente, politica, la mia è laica, quella di qualcun altro può essere invece più islamica, si può avere un confronto libero, aperto, ma non sono tollerati atti di violenza da nessuna delle parti, in questo senso qua, perché questa è la vera sfida a cui dobbiamo arrivare,
mai più l'uso della violenza per imporre l'ideologia di qualcuno. Ognuno ha la propria libertà, islamisti, comunisti, liberali, tutti quanti in una Siria di tutti i siriani, insomma. D'accordo. E ringraziamo ancora Shadi. Grazie a voi Stefano. E chiamerei Roberto per prendere la linea e passarla alla prossima trasmissione, che sarà appunto la leggera euforia consuetudinaria trasmissione che